Bene, siamo alla Reggia di Caserta, gioiello assoluto di questa zona, e siamo con Maria Carmela Caiola, che è l'ex assessore verde alla provincia, e che ci racconta qualcosa di questa fontana, ma anche delle assurdità dei piani rifiuti vari. Sì, siamo davanti alla fontana di Diana e Atteone e assistiamo alla metamorfosi di Atteone in cervo. Dobbiamo però stiamo assistendo anche alla metamorfosi di questo meraviglioso territorio in discarica della regione Campania. Infatti, con il piano regionale dei rifiuti e le previsioni del sottosegretario Bertolaso, noi avremmo 11 bruciatori sul nostro territorio. Provincia di Caserta, vi faccio subito il conto. Secondo Bertolaso, inceneritori a Santa Maria La Fossa, gassificatori a Villa Literno, a confine sud abbiamo già Acerra. Secondo l'assessore Canapini, quindi il piano regionale, dovremmo bruciare le ecoballe nei nostri cementifici e nelle nostre centrali termoelettriche. Abbiamo 2 cementifici nella città di Caserta, uno in previsione a Pietravairano, altre 4 centrali termoelettriche e poi abbiamo al confine nord l'inceneritore di San Vittore. Conclusione, 11 bruciatori. Accidenti, però ce ne dovete avere tanti di rifiuti, ovviamente saranno tutti quelli di Napoli pure, no? Certamente, ma a questo punto dovremmo anche importarli da fuori regione, perché è evidente che se volessimo un minimo rispettare la legge e quindi avere un minimo di raccolta differenziata, non avremmo materiale, con tutte le ecoballe che abbiamo sul nostro territorio, comunque non avremmo materiale sufficiente per tenerli a regime. Quindi una sovrapposizione di piani diversi che, come al solito, non sono organizzati fra loro. Esattamente. Grazie.